Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Nintendo ormai ha deciso di stupire la sua utenza con almeno un annuncio a sorpresa a settimana, e questa volta è toccato alla saga di Fire Emblem. Il mercato occidentale potrà finalmente godere di un adattamento in inglese del primo episodio della serie, uscito nel 1990 su NES solamente in Giappone. Se da una parte il poter giocare il 4 dicembre Fire Emblem, Shadow of Dragon and the Blade of Light in una lingua comprensibile è sicuramente un'ottima notizia ed apre a degli scenari piuttosto interessanti per quanto riguarda il futuro di altri grandi classici, dall'altra Nintendo ha ancora una volta gestito tutta l'operazione generando parecchie perplessità. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Partiamo innanzitutto da quanto sia perfetto il trailer di presentazione. Non solo è un'occasione per celebrare un evento storico che farà la felicità dei fan di Fire Emblem, ma anche il giusto momento per ricordare l'importanza che la saga di Smash Bros. Ebbe nello sdoganare anche in Occidente una serie altrimenti sconosciuta. Il pubblico nordamericano e europeo fu introdotto ai protagonisti della serie tramite Super Smash Bros. Melee, che nel suo vasto roster accoglieva due volti carismatici usciti fuori dal nulla. Marte e Roy facevano la loro prima apparizione in Occidente, aprendo la strada a quello che sarebbe stato un percorso radioso al di fuori del suolo nipponico. E a 30 anni dalla sua prima apparizione in Giappone, Fire Emblem, Shadow of Dragon and the Blade of Light si appresta a fare il suo ritorno anche su Nintendo Switch, in una versione sostanzialmente identica all'originale apparsa su NES. Questa volta però, oltre ad avere tutte le comodità del caso, come la possibilità di creare dei save state o quella di mandare avanti il gioco a velocità doppia, il titolo sarà interamente tradotto in inglese per essere fruito anche da noi. Il gioco sarà disponibile sull'eShop a partire dal 4 dicembre al prezzo di circa 6€, e in Nord America sarà reperibile anche in una versione fisica da collezione ricca di bonus e strizzatine d'occhio al passato, venduta intorno ai $50. L'operazione in sé non può che essere straapprezzata e fa estremamente piacere vedere Nintendo ripescare a piene mani dal suo passato, rendendolo nuovamente fruibile per tutte le nuove generazioni di giocatori. Inoltre, episodi del genere non fanno che aprire un ventaglio di possibilità non indifferente, e si spera sempre in altri adattamenti richiesti a gran voce dai fan, come il desideratissimo Mother 3, che non a caso, in seguito all'annuncio di Fire Emblem, è tornato a essere un argomento di tendenza su Twitter. Speriamo solo che Nintendo si impegni sempre di più in questo genere di iniziative e che diventino la norma, più che le occasioni speciali per celebrare dei compleanni importanti. Ci sono però alcune incongruenze che proprio non riescono a farmi apprezzare appieno l'annuncio e sono purtroppo degli scivoloni che rischiano di diventare degli standard da parte dell'azienda di Kyoto. Infatti, proprio come la 3D All Stars, anche Shadow of Dragon sarà un'edizione a tempo limitato, non più acquistabile dopo il 31 marzo 2021. Abbiamo capito che Nintendo vuole massimizzare i profitti entro la chiusura dell'anno fiscale, che guarda caso coincide proprio con l'ultimo giorno di marzo, ma ciò non toglie che questo sia un comportamento estremamente scorretto nei confronti del giocatore. Si tratta pur sempre di brand di rilievo che venderebbero comunque tantissimo. Questa necessità di puntare una pistola alla testa del consumatore imponendogli una finestra di tempo limitato anche sugli acquisti digitali non trova nessuna giustificazione logica. Ma cosa succederà dopo il 31 marzo? Se tutte queste edizioni limitate spariranno dalla circolazione, saranno i giocatori a rimetterci, molti dei quali verranno tagliati fuori dalla possibilità di riscoprire la storia dei videogiochi. Ma se verranno riproposti sotto altra forma, beh, questo sarebbe uno smacco incredibile nei confronti di chi ha acquistato i giochi prima del 31 marzo, convinto che sarebbe stata l'unica occasione possibile. Se è quasi accettabile l'ipotesi che i Mario 3D vengano venduti separatamente dopo la sparizione della 3D All Stars, ritrovarsi il primo Fire Emblem all'interno del catalogo gratuito del Nintendo Switch Online potrebbe essere una mossa vista da molti, con ragione, come una presa in giro, perché diciamocelo chiaramente, è un titolo che dovrebbe essere già all'interno del catalogo online riservato agli abbonati. Infatti nello store giapponese è già lì, la traduzione è un valore aggiunto non da poco, ma se potrei anche essere disposto a pagare il prezzo pieno per la Collectors, questo Fire Emblem dovrebbe essere un gioco gratuito nella sua edizione digitale, visto anche che poi il catalogo del Nintendo Switch Online è abbastanza striminzito. Poi ne andrebbe anche un po' ridimensionato il valore storico, perché non dimentichiamoci che di Shadow of Dragon ne esiste già un remake uscito per DS, che tra l'altro comprendeva più lingue, tra cui anche l'italiano.
Insomma, per quanto sia apprezzabile l'iniziativa di Nintendo, il clima di incertezza che si viene a creare intorno, lo stesso che si è generato con la 3D All-Stars, non fa che lasciare un retrogusto amaro. Come dissi già per la collection pensata per il 35esimo anniversario di Mario, dovremmo trovarci di fronte a dei prodotti celebrativi, necessari e utili per riscoprire pezzi di storia ormai dimenticati, ma in realtà si tratta di operazioni pensate unicamente per spremere al massimo la nostalgia dell'utenza. Per invogliare l'acquisto bisognerebbe proporre dei reali benefit agli utenti e non costringerli a comprare con delle proposte a tempo limitato e dal futuro incerto. E voi poracci, cosa ne pensate? Giocherete Shadow Dragon? Pensate che Nintendo continuerà con questa storia delle edizioni limitate? E cosa accadrà dopo il 31 marzo? Come al solito, vi aspetto nei commenti. Intanto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Emblem, Michele Dragon, ciao!